più dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel fuoco comune dove qui Padre Pio sostava. Come ben sapete, a quei tempi non c'era un riscaldamento di tutto il convento, quindi questo era il luogo, lo si ritrova in tanti conventi, un luogo dove i frati insieme la sera si scaldavano attorno ad un grande braciere. Oggi ci troviamo nel grande refettorio del convento per raccontarvi la storia che è arrivata attraverso questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione alla nostra redazione per raccontare le vostre storie. Ecco, oggi vogliamo raccontarvi la storia di Elena Maria Cafagna. Lei ci racconta che nella sua vita ha sempre fatto tesoro dell'importanza di pregare ed invocare l'angelo custode già dal mattino appena sveglia, e racconta che una sera, ascoltando un programma proprio dedicato a Padre Pio sul prodigioso intervento degli angeli custodi nella vita di Padre Pio, lo ascoltava su Radio Maria, era da sola in casa, i suoi familiari erano momentaneamente fuori città, lei era solo in casa, e racconta che quella notte, la notte del 6 dicembre 2018, ha avuto una dissezione dell'aorta, dolori lancinanti, una patologia mortale. Non riusciva a digitare nessun numero di telefono per chiedere aiuto perché, racconta, le dita non avevano presa. Mi sono così affidata al mio angelo custode per farmi soccorrere dalla vicina di casa. Era mezzanotte. Fatta questa invocazione sono comunque riuscita ad arrivare alla porta e nonostante non avessi la presa delle mani mi sono appesa alla porta e con un filo di voce ho detto aiuto, aiutatemi. La mia vicina di casa ha sentito le parole pronunciate da una voce che non era la mia. Nonostante fossero 20 metri di distanza, perché lei si trovava nella camera da letto dall'altro lato dell'abitazione col televisore acceso, i figli tra l'altro erano anche assopiti in un'altra stanza con la TV accesa, la mia vicina però mi ha sentito, ha percorso 20 metri di corridoio e una volta raggiunta la porta d'ingresso per rendersi conto di cosa stava accadendo, ha guardato dallo spioncino nel buio del pianerottolo, ha detto che ha visto un fascio di luce provenire da casa mia, ha aperto la porta, ha trovato me a terra, priva di sensi, mi ha presa in braccio, nonostante lei avesse difficoltà anche a sollevare persino le buste della spesa, è riuscita a prendermi in braccio e portarmi nel letto, pesavo 65 kg. Arrivò il 118, poi pronto soccorso, 4 ore di attesa, intubata 2 volte, in ambulanza trasferita al Policlinico di Bari per un intervento teso solo tanto a salvarmi la vita. 12 ore di intervento, sostituzione della valvola aortica, bypass coronarico, sfilamento safena, tubo valvolato all'aorta ascendente. Fermato il cuore con respirazione extracorporea 2 volte, nel corso dell'intervento c'è stato un elevato rischio di mortalità e menomazioni prima e dopo e durante l'operazione. Dalla terapia intensiva mi sono svegliata il giorno dell'Immacolata Concezione. Il primario di cardiologia riabilitativa si espresse in questo modo, racconta Elena. Questa ragazza è stata salvata dall'angelo custode. Quando fui trasferita nell'ospedale di un'altra città proprio per la riabilitazione, in barella scesa dall'ambulanza mi fecero passare in un corridoio in cui la prima cosa che vidi fu una statua di San Pio da Pietrelcina e un'altra ancora nel corridoio accanto alla mia camera. Corridoio in cui ho mosso i miei primi passi, aiutata da un deambulatore. E la prima cosa che ho fatto è stata quella di ringraziare San Pio da Pietrelcina.